Buon pomeriggio a tutti coloro che sono qui allo stadio Picchi di Jesolo e a chi sta seguendo da casa la diretta streaming di questa seconda sessione dell'Italian Paraathletic Top Challenge. Welcome to everyone here in Picchi Stadium here in Jesolo, and also to everyone that are following the streaming now on the IPC channel. We are ready for the second session of the today, and we will start for the shot put women for F35-38. We will have in this competition Miriam Rico Martinez for Spain, Sara Aliuma for Saudi Arabia, and Eva Datinska for Czech Republic. Queste le tre atlete che saranno in gara, rispettivamente per Spagna, Arabia Saudita e Repubblica Ceca. Saranno loro ad aprire il programma tecnico di questo pomeriggio e a farci vivere le prime emozioni di questa seconda sessione di gara qui a Jesolo. Ancora un altro concorso previsto per questo pomeriggio sarà la gara di salto in lungo maschile categoria T20. We are ready for the long jump T20 male. We will have Hassan Dashi for Saudi Arabia and Gianluca Scanu for Italy. Questi due atleti che si giocheranno le loro carte per poter conquistare il minimo o per gli europei di Bydgoszcz o ovviamente anche per l'impegno di Tokyo estivo, quindi seguiamo anche questa gara in attesa del terzo concorso che partirà breve in contemporanea sull'altra pedana, quella di lancio del disco. Come anticipato, andiamo a presentare anche l'ultima delle tre gare in contemporanea che partiranno tra pochi istanti nelle pedane dello Stadio Picchi, e quindi passiamo alla pedana del lancio del disco categoria F32-34. We are talking about the discus throw for F32-34. We're having in competition two athletes for Czech Republic, Marek Duda and Martin Vorak. Those two athletes will compete for the discus throw of this category F32-34. Quindi categoria 32-34 maschile, lancio del disco con i due atleti cechi, Marek Duda e Martin Vorak.
Stiamo completando il secondo turno di lanci nella gara del peso femminile 35-38. Per adesso il miglior lancio è di Eva Datinska della Repubblica Ceca, per ora 10-27 il suo miglior lancio, ma appena effettuato un altro tentativo proprio pochi secondi fa, teniamo la misura, 10-69, quindi va già a migliorare il precedente risultato. In seconda posizione c'è Miriam Martinez Rico della Spagna con 8,59, terza invece è Sara Aliuma con 6,82. Questa è il parziale attualmente, anche se da bordo campo si assiste a un bel applauso per il suo lancio. Attendiamo di conoscere la misura della spagnola, 9,31, misura migliora di quasi 80 centimetri il suo precedente miglior risultato. Nel frattempo pedana del lungo. Ragazzi, c'è il lungo che è scomparso. Iniziano anche i lanci di prova per la pedana del disco maschile. Migliora anche Sara Aliuma, 7,43 per lei. Ragazze, si stanno davvero migliorando di lancio in lancio. Molto accesa questa gara. Adesso la Datinska annulla. Ten 69 for Eva Datinska, Czech Republic. In second position, Miriam Martinez Rico for Spain, 9:31. And Sara Aliuma is the third with 7:43 for Saudi Arabia. This is the ranking after three attempts. Marek Duda inizierà tra pochi istanti la sua sequenza di lancio nella gabbia del disco da seduti per la categoria F32-34. Dosci appena saltato 5,77 nel lungo, tra poco toccherà Scanu, secondo tentativo per lui. Come sentite, è iniziata la gara di disco. Marek Duda ha appena effettuato anche il suo secondo lancio, mentre Scanu ha completato il suo secondo tentativo nel lungo. Per lui un 3,56 in questo secondo salto. 22,35 appare il risultato di Marek Duda nel disco. Ovviamente anche lui effettuerà tutti e sei i lanci prima di cedere la pedana a Martin Vorak.
lunghissimo da Sheen in questo suo terzo salto a lungo. Sei 23, sì, and 6 and 23 for Hassan Dashi, and best result for today, Gianluca Scanu, Italy, 3:56 for now, third attempt for him. Red flag. Andiamo ad attivare anche la quarta pedana di questo pomeriggio con un'altra gara di lanci, quella del giavellotto maschile categoria F52-57. We are ready for the male javelin throw F52-57. Three athletes will participate to this competition. We'll have for Mexico Edgar Fuentes Yanez. For Italy, Nicola Tortora. And also for Mexico, Edgar Barajas. Questi tre atleti al via della gara di giavellotto maschile F52-57 che seguiremo nei prossimi minuti. Mentre, come sentite, arrivano anche gli applausi dalla pedana del getto del peso. 6:99 l'ultimo lancio per Sara Aliuma, nullo invece per Miriam Martinez Rico, e adesso sarà Eva Datiska che conduce con 10:69 a lanciare. Appena lanciato la Aliuma, nel frattempo ha completato la sua sequenza di lanci nella gara del disco Marek Duda della Repubblica Ceca, per lui miglior lancio a 22:35. Prossimo a lanciare sarà Martin Vorak, suo connazionale, anche per lui 6 lanci a disposizione. Ancora aggiornamenti dal lungo, dove Hassan Dashi ha saltato a 6:19, resta il 6:23 del salto precedente. Invece Gianluca Scanu ha ottenuto un 3:74 al quarto tentativo, ha appena effettuato anche il quinto. Inizia ovviamente le operazioni di posizionamento della sedia per il giavellotto da seduti. Per quanto riguarda la categoria F52-57, posizionata all'altezza del gonfiabile Karu. E si conclude nel frattempo la gara del getto del peso femminile. Vediamo lettura quindi dei risultati di questa gara che ha visto la vittoria. We have,
We're following the shot put woman for F35-38, first position for Eva Datinska, Czech Republic, 10-69, 10-69 per lei. Miriam Martinez Rico, Spain, 9-31 in seconda posizione. And Sara Aliuma, Saudi Arabia, 7-43 il suo miglior lancio. Complimenti alle ragazze, si conclude quindi anche la prima gara di questo pomeriggio della seconda sessione del primo giorno di gare qui a Jesolo. Approfittiamo per ringraziare ancora una volta i partner che hanno accompagnato Fispes in questo percorso di avvicinamento all'Italia Parathletic Top Challenge, ovvero la città di Jesolo, Regione Veneto, World Parathletics e il Comitato Italiano Paralimpico, nonché i privati, ovvero Unicredit in primis, che è l'official sponsor di questa manifestazione, nonché di Fispes. Poi PMG, Caru, Stellantis for Autonomy, Fondazione Terzo Pilastro, Inail e Superabile Inail, l'Aeroporto di Venezia, il Villaggio al Mare Marzotto, Human Tecar, San Benedetto e poi il portale jesolo.it. Siamo oramai all'ultimo turno di salti per quanto riguarda la gara del lungo. Appena effettuato il sesto tentativo Gianluca Scanu in questa gara T20. E arriva per lui un 3,71 a 3 centimetri dal suo miglior salto di oggi, che è stato un 3,74 e che lo lascia in seconda posizione. Ultimo a saltare sarà Hassan Dashi. Si è concluso il salto in lungo maschile T20. He's finished long jump T20 with Hassan Doshi for Saudi Arabia has jumped 6-49 and Gianluca Scanu for Italy 3-74 for him. Thank you.
Aggiornamenti dalla pedana del disco maschile, dove conclusi i sei lanci di Marek Duda, ha iniziato la sua sequenza anche Martin Vorak, per lui adesso un 20 metri preciso al primo tentativo, 18,94 al secondo, appena effettuato anche il suo terzo lancio, stiamo attendendo ovviamente il riscontro della misura, e ad occhio sembrerebbe leggermente inferiore. Completata anche la sequenza di lanci da parte di Martin Vorak, per lui un 21,61 ottenuto al terzo tentativo, che non gli permette di scalzare Marek Duda. Quindi il risultato di questa gara ha visto in prima posizione proprio Marek Duda, Repubblica Ceca, con 22,36,5, quindi Marek Duda, Czech Republic, 22,35. Martin Dvorak, sempre Repubblica Ceca, Czech Republic, 21,61 for second position. I started the javelin throw at 52,57. First throw for Edgar Fuentes Yanes. Lo vedete inquadrato. Anche il terzo tentativo per l'atleta messicano, leggermente più corto di quello precedente, siamo orientativamente intorno
ai 28-30 metri per questi tre lanci molto vicini. Potete vedere i picchetti posizionati nell'erba e che segnalano le misure ottenute dagli atleti che lanciano uno per volta e ottengono tutte e sei le prestazioni in maniera consecutiva prima di cedere la pedana all'atleta successivo. Prossima gara a iniziare sarà quella del getto del peso F35-38 maschile. Sì,
iniziano le misurazioni per i sei lanci da parte di Edgar Fuentes Yanes, che ha appena concluso la sua sequenza, l'atleta messicano nel giavellotto F52-57, lui è categoria F54. Attendiamo che la giuria ci comunichi i risultati ufficiali di queste sei tentativi, in attesa poi di seguire le prove del nostro Nicola Tortora. Arrivano i risultati per questa prima sequenza di lanci nel giavellotto maschile F52-57. Edgar Fuentes Yanes con 28-34 ottenuto al sesto lancio, chiude la sua sequenza e lascia a Nicola Tortora lo spazio per montare la propria sedia. Seguiranno i suoi sei lanci. Nel frattempo, come vedete, iniziano a riscaldarsi gli atleti del lungo maschile. Una gara particolarmente attesa, soprattutto sotto il profilo azzurro. Stessa cosa riguarda la gara del getto del peso, che andremo a seguire tra pochi minuti.
qua tu lo vedi male, ma te lo vai a vedere. Là sotto ci devi andare subito, se no inizia la gara lì dove sta Roberto Torrentino. Sì, gli dici chi deve fare le riprese, sta qua con la telecamera e con la macchina fotografica, chi deve vedere la gara o va in tribuna o va dietro la rete, e soprattutto nessuno con zaini, giubbotti, giubbottini, giacchetti. Iniziati i lanci di Nicola Tortora nella gara del giavellotto, lui è categoria F55 e come vedete già seduto con la divisa dell'Italia, pronto al suo terzo tentativo in questa gara. Nel frattempo siamo pronti anche per la gara del peso maschile. Siamo pronti quindi a presentare la gara del getto del peso maschile, categoria F35-38. We are ready for the shot put F35-38 male. We will have Yelaman Zolaman for Kazakhstan. Niki Russo per l'Italia. E ancora Ivan Zalenzasiak, Kazakhstan. Mikhail Pallag for Czech Republic.
Mikhail Wimmer, Czech Republic. Yair Nizar for Israel. Luigi Scandaliato, Italy. Petr Vratil for Czech Republic. E Mikhail Cappucci for Italy. Questi atleti in gara per il peso maschile 35-38. Seguiremo ovviamente la loro gara, mentre è al penultimo tentativo Nicola Tortora. Thank you.
Completata la sequenza di lanci di Nicola Tortora, per lui un miglior lancio a 17-13, ottenuto l'ultima misurazione, 17-13 for Nicola Tortora. In the javelin throw, now will be Edgar Barajas, the next one to compete. It's time to begin for the shot put, then we will have the 400 meters. È iniziata la gara del peso maschile, come dicevamo, per ora 4 gli atleti che hanno già gareggiato, già effettuato il primo tentativo. Yelman Zolman 10.08, Niki Russo 12.57, Ivan Zalezniak 11.94, Mikael Pallag 11.29, appena lanciato anche Mikael Wimmer. Il suo primo tentativo a 9.55, il prossimo sarà Yair Nazir e poi il nostro Luigi Scandaliato. Mentre attendiamo l'avvio della gara di salto in lungo, a breve iniziano anche i lanci di prova per Barajas nel giavellotto.
Passiamo alla pedana, quindi del salto in lungo maschile, categoria T, 44-61-64. We're ready for the main long jump, T-74-T-71-74. We'll have Georgios Anifantis for Greece. Marco Pentagoni for Italy. Anastasios Kurdis for Greece. Irbin Augusto Vicco for Italy. More Marco Cicchetti also for Italy. And our Alberto La Barbera. Questi atleti in gara nel salto in lungo che tra poco partirà qui davanti alle tribune dello Stadio Picchi. Iniziano i lanci invece di Baras Baras nel giavellotto, mentre si completa il primo turno di lanci nel peso con Mikhail Cappucci, che sarà l'ultimo a lanciare per completare la sequenza del primo turno di questa gara. In attesa poi di andare ad inaugurare le gare sull'anello con i 400 metri maschili e femminili. Risultati per quanto riguarda il primo turno di lanci nella gara del peso maschile. We have the first results for first attempt of shot put F35-38. First position for Niki Russo, 12:57. Then Ivan Zalednyak, 11:94. Mikhail Pallag, 11:29. Yelaman Zolaman, 10:08, Mikael Wimmer 9:55, Yair Nizar 8:31, Luigi Scandagliato 6:06 e Mikhail Cappucci 5:35. Quindi ripeto, Niki Russo al comando con 12:57 davanti a Ivan Zalezniak con 11:94, Mikhail Pallag 11:29, Yelaman Zolaman 10:08, Mikhail Wimmer 9:55, Yair Nizar con 8:31, Luigi Scandagliato 6:06, Mikhail Cappucci 5:35, nullo invece per Peter Vratil, che ha già gareggiato prima. Come vi dicevo, invece, sono iniziati i lanci del giavellotto dell'atleta messicano Baras Baras, che sta lanciando lontanissimo, ben oltre i 35-40 metri, nonostante lanci da fermo. E inizia anche la gara del salto in lungo con Marco Pentagoni, che si appresta al suo primo tentativo. Attende le migliori condizioni del vento, che è leggermente contrario in questo istante. Thank you.
Prossima gara a partire sarà quella dei 400 metri maschili e femminili nelle 9 serie che andremo a seguire. Si parte con, ovviamente, vedete le atlete in carrozzina. 400 meters male and female ready to start. 9 series and this is the first and we are ready to have them in competition. Lane 5, corsia 5 for Turkey, Zubeyde Supurgeci. Lane 4 for Belgium, per il Belgio Lea Bayakelu. Lane 3 for Turkey, Hamide Dongangun. And in lane 2 for Turkey, Zeynep Aset. Queste le quattro atlete al via della prima delle 9 serie dei 400 metri. Prima gara di corsa di questo prima di questa prima giornata di gare con le quattro atlete in carrozzina impegnate: Aset, Dogangun, Beyekula e Supurgeci. Sembra leggermente avvantaggiata l'atleta in corsia 3, ovvero la turca Dogangun. Lei che già ha vinto due medaglie agli europei di Berlino 2018, sia nei 200 che nei 400, lei è categoria T53 e come previsto va verso il traguardo in solitaria, seguita dalla Bayekula, la Supurgeci e l'Aset, per fermare il cronometro ufficiosamente in 59.05. Sicuramente importante anche il vento che in alcune aree della pista si sente particolarmente. E quindi si conclude così la prima delle 9 serie del giro di pista. Nel frattempo salto nullo per il primo tentativo di Roberto La Barbera. È il momento di Georgios Anifantis, il greco, che ha ottenuto un nullo al primo tentativo. Per adesso è Marco Cicchetti, l'italiano, con 6.39 al comando, davanti a Irvin Vicco con 5.38. Gli altri atleti tutti salto nullo al primo tentativo. Dovrebbe aver completato nel frattempo i suoi lanci Baras. Quindi attendiamo le misure per i suoi 6 tentativi e per chiudere anche la classifica della gara del giavellotto. Nel frattempo Marco Pentagoni torna in pedana per prendere la sua rincorsa. Salto nullo per lui al primo tentativo. Arriva un 4.75 dal greco Anifantis. Mi dite voi quando siamo pronti per l'altra serie? Che non riesco a guardare. Lo diventi strabico. Purtroppo nullo anche il secondo tentativo di Marco Pentagoni. Toccherà tra poco a Irvin Vicco provare a incrementare il 5.38 del primo salto, che lo tiene per adesso in seconda posizione.
purtroppo nullo il secondo tentativo di Irvin Vicco, adesso è Marco Cicchetti che attualmente guida la classifica parziale, poi sarà il turno di Roberto La Barbera. Per lui 6.39 nonostante il vento contrario nel primo salto. Salto era valido, ma c'è stato qualche intoppo in fase di stacco. Zalesniak in pedana nel peso, siamo oramai al terzo turno di lanci per quanto riguarda questa gara. Abbiamo adesso Roberto La Barbera che si prepara. Intorno in gara, abbiamo avuto anche Ali Indor impegnato in più occasioni ed oggi qui a Jesolo. Bandiera bianca, quindi salto valido in questo suo secondo tentativo. ...6.15 per Roberto La Barbera, non lontanissimo da quel 6.39 di Marco Cicchetti, quindi ci aspetta una gara molto combattuta anche nella pedana del lungo. Nel frattempo sono arrivati i risultati del giavellotto, ma stiamo per partire con la gara dei 400 per la categoria T11, quindi legate a disfunzionalità visive. A partire in corsia 3 ci sarà la nostra azzurra Alessia Refolo, come vedete sta provando le sue partenze insieme alla sua guida. 400 meters for Alessia Refolo for Italy. We have the final result of the javelin throw at 52.57. Finita e conclusa la gara del giavellotto maschile F52-57. Prima posizione per Edgar Baras con 40.93 davanti a Edgar Yanes Fuentes con 28.34 e poi Nicola Tortora con 17.13. First position for Edgar Baras. With 40.93, then Edgar Fuentes Yanes with 28.34 and Nicola Tortora with 17.13. Marco Pentagoni in pedana, ma dovremmo essere pronti per il via anche dei 400 metri di Alessia Refolo. Purtroppo ancora un nullo per Marco.
Partita quindi Alessia Refolo per il suo giro di pista, categoria T11, già conclusa la prima curva, mentre Marco Cicchetti va a prendere la sua terza rincorsa nella pedana del lungo. Salto valido e anche piuttosto lungo per lui. Continua la traversata di questo giro di pista da parte dell'atleta italiana. Passaggio a metà gara intorno ai 38 secondi. Ultimi 100 metri per Alessia Refolo, che ci raggiunge mentre Roberto La Barbera inizia la sua rincorsa. Purtroppo salto nullo per lui. Siamo agli ultimi metri per Alessia. Applauso di chi è a bordo campo, anche i volontari, i giudici che affiancano e seguono il giro di pista della atleta classe 90, che chiude in 1:27:44 il suo giro di pista insieme alla sua guida. Anche la terza serie sarà al femminile, categoria T12. Frattempo vi do aggiornamenti dalla gara del getto del peso, dove Niki Russo mantiene il comando con 12:57 su Ivan Zalesniak con 11:94, terzo Michael Pallag con 11:29, quarto Peter Vratil con 10:38, ancora Jelaman Zolaman con 10:08, Michael Wimmer 10:06, Yair Nizar 8:67, Luigi Scandaliato 7:14 e Mikhail Cappucci 6:26. So we are reading the result after three attempts for the shot put at 35:38 for male. Niki Russo is first for now with 12:57. Ivan Zalesniak 11:94. Mikhail Pallag 11:29. Peter Vratil 10:38. Jelman Zolaman 10:08. Mikael Wimmer 10:06. Yair Nizar 8:67. Luigi Scandaliato 7:14 e Mikhail Cappucci 7:26. Results also for long jump. First position for now for Marco Cicchetti 6:49. In second position Roberto La Barbera 6:15. Third Irbin Augusto Vicco 5:38 and Georgios Anifantis 4:75. Quindi risultati anche per il lungo al parziale, con Marco Cicchetti a 6:49, Roberto La Barbera 6:15, Irbin Augusto Vicco 5:38 e Georgios Anifantis 4:75. Thank you.
Siamo pronti per la terza serie dei 400 metri. We are ready for the 400 meters. In lane 7 for Turkey, Sevda Kilnic Çirkoğlu. In lane 5 of Cape Verde Island, Helgilen Oliveira Lopez. And in lane 3 for Italy, Sara Cocciu. Queste le tre atlete che saranno in gara per il giro di pista della terza serie. Miglior accredito è quello di della Kilinch con 1.02. Stop per la più accreditata Kilinch Çirkoğlu e quindi è Sara Cocciu che continua la sua gara, un parziale intorno ai 40 secondi al 200 e in solitaria si avvia a completare la seconda curva, mentre oramai siamo al completamento anche del quarto turno di salti nella pedana del lungo dove ha appena saltato Roberto La Barbera. Ecco che Sara Cocciu si appresta a raggiungere gli ultimi metri di questo giro di pista, lei che è categoria T12. Comunicazione di servizio, abbiamo l'applauso del Picchi per Marco Cicchetti che arriva a tutta velocità nella fase di stacco per questa quarto turno di salti. Tra poco toccherà Marco Pentagoni. 6.33 per Cicchetti. Purtroppo ancora nullo per Marco.
Aggiornamenti invece dalla pedana del peso. Dicevo, aggiornamenti alla pedana del peso, dove guida la classifica sempre Niki Russo con 12,57 su Ivan Zalesniak 11,94 e Michael Pallag 11,29. Poi Vratil, Zolman, Wimmer, Nizar, Scandaliato e Cappucci, rimasta invariata la classifica dopo questo quarto turno di lanci. Irbin Augusto Vicco per il suo quinto tentativo, attualmente terzo con 5,61. Salto valido anche il suo. Teniamo la misura, poi toccherà a Roberto La Barbera, anche lui categoria T64. ...5,45 per Irbin Vicco, rimane il 5,61, nullo invece per La Barbera, ultimo a saltare in questo quinto tentativo, ancora Marco Cicchetti, 6,49 per ora per lui. Ecco inquadrato Marco Cicchetti. È lungo anche questo suo tentativo. Bandiera bianca e quindi salto valido, chissà se sarà riuscito a incrementare il 6,49 sin qui ottenuto. Mentre è quasi in conclusione il quinto turno anche di lanci nella gara del peso. 6,54, quindi aggiunge altri 5 centimetri alla sua miglior prestazione sino adesso. Tentativo numero 6 per Marco Pentagoni che prova a mettere la misura a conclusione di questa gara. E purtroppo arriva ancora una bandiera rossa per lui. Torniamo a seguire la gara del peso, anche se in realtà non ci sono state prestazioni tali da modificare la classifica precedente, appena lanciato Michael Pallag. Mancano ancora Ivan Zalesniak e Niki Russo per completare il quinto turno. Adesso è Anifantis a saltare, Giorgios.
Salto valido, lui ha un doppio 4,75, primo e terzo salto, anzi secondo e quarto in realtà, primo nullo. Torniamo all'anello della pista e lo facciamo con la serie numero 4 dei 400 metri. Ready for the first serie of the 400 meter in lane 7. We will have for Mexico Raul Ortiz Carrerón. In lane 5 for Spain Eduardo Uceda Novas. In lane 3 for France, Timothy Adolphe. And in lane 1 for Slovenia, Robi Kogoveš. Questi sono i quattro atleti che si giocheranno la serie numero 4, categoria T11 al maschile, e abbiamo la presenza di Timothy Adolphe, campione del mondo a Dubai nel 2019. Partenza valida di questa serie numero 4, dove il più accreditato è in corsia 3, Timothy Adolphe, l'atleta francese campione del mondo sui 400 della sua categoria a Dubai nel 2019, due volte campione europeo nei 100 metri, secondo sempre a Dubai anche nella gara dei 100, passa sotto i 25 secondi a metà gara. Migliore il suo accredito di 50,91, non è così lontano dato il parziale del passaggio. Si presenta all'ultimo rettilineo con l'applauso del Picchi, seguito da Raul Ortiz Carrion e ancora da Eduardo Uceda e Robi Kogovsek, e chiude in 53,53 Timothy Adolphe per la categoria T11. A breve inizierà anche la gara del lancio del disco, categoria F42, 44, 61, 64 al maschile. Pronti per la gara, come dicevo, del disco F42, 44, 61, 64. We are ready for discus throw F42, 45, 61, 64. For Libya, Walid Hashtiba.
For Italy, Gian Matteo Punzurudu. And for Italy, Lorenzo Tonetto. Questi tre atleti che saranno impegnati nella gara del disco, posizionata dalla parte opposta rispetto alle tribune dell'Armando Picchi. Conclusa nel frattempo la gara del salto in lungo maschile, che ha visto confermata la vittoria di Marco Cicchetti con 6,54 su Roberto La Barbera 6,15, terzo Irbin Augusto Vicco 5,61, quarto Giorgios Anifantis con 4,75. This is the ranking for the long jump male T44, T61-64 with Marco Cicchetti first with 6,54 for T44, Roberto La Barbera 6,15, Augusto Irbin Vicco 5,61, Giorgios Anifantis 5,75. Last attempt for the shot put, where Nicky Russo obtained his best result with 2,85. Iniziata la gara del lancio del disco, dove Walid Ashteba ha già lanciato a 38,07, salto nullo purtroppo, lancio nullo per Punzurudu, il nostro azzurro. Adesso toccherà a Lorenzo Tonetto, l'altro italiano in gara in questa disciplina. Ben oltre i 40 metri questo lancio, attendiamo riscontro, sarà intorno ai 44 metri probabilmente. ...44,61 e va al comando, 44,61 for Tonetto in the discus throw, 38,07 for Walid Ashteba, the Libyan athlete in second position. And now he will have the second attempt with his white shirt. Nicky Russo pronto per il suo ultimo lancio, colui che sta guidando la classifica della gara del peso con 12,88, gara molto partecipata e anche molto avvincente. Nonostante una traslocazione da fermo, il suo urlo si avverte sin dagli spalti, attendiamo di conoscere la misura. Sicuramente superiore ai 12 metri anche in questa occasione.
Arriva un 12-22 da quest'ultimo tentativo, ma il 12-88 precedentemente ottenuto è il nuovo record italiano della categoria F35, quindi davvero i complimenti e gli applausi per il nostro azzurro che migliora il primato di categoria e ovviamente si gode questa meritata vittoria qui a Jesolo, in questa prima giornata di gare dell'Italia Parathletic Top Challenge. Torniamo in pista e torniamo ai 400 metri con la serie numero 5 del giro di pista categoria T13. In corsia 8, lane 8 for Spain, Beatriz Silvestre Puerto. Lane 7 for France, Gwenaëlle Levourche. Lane 6 for Tunisia, Somaya Boussaid. Lane 5 for Italy, Alice Maule. Corsia 4. Corsia 4 per l'Italia, ancora Valentina Petrillo. Lane 3 for Italy, Margherita Pasolla. And in lane 2 for France, Alice Metais. Queste le atlete al via della serie numero 5 dei 400 piani. Siamo nel corso di questa serie numero 5 con Valentina Petrillo al comando, insegue all'interno Elis e siamo già oramai in vista di conclusione di questo giro di pista. E Valentina Petrillo si porta per prima verso il traguardo di questa gara della categoria T13. 1:02:98 per lei, classe 1973. Foto al traguardo anche per la vincitrice di questa serie. Ci rimangono ancora 4 serie da vivere.
Nel frattempo continua la gara anche del disco. Al comando sempre Lorenzo Donetto con 44,61 davanti a Walid Ashteba con 38,07, Gian Matteo Punzurudu 18,77. Nel frattempo inizia ancora un'altra gara, quella del giavellotto, categoria F57. We are ready for the javelin throw, F57 for women. Nada Halumaidani for Saudi Arabia. Will participate to javelin throw in the opposite side from us. Si è conclusa, come vi dicevo, la gara del peso col record italiano di Chirusso. Nel frattempo siamo al quarto turno di lanci nella pedana del disco. Approfittiamo sempre di queste pause per ringraziare l'importantissimo lavoro di giudici, volontari, staff della FISPES e ovviamente per l'accoglienza che la città di Jesolo e la Regione Veneto hanno dato a tutti noi italiani ed esteri, perché come avvisato saranno circa 300 gli atleti che parteciperanno alle gare di questi tre giorni, provenienti da 32 nazioni diverse e che in questo momento fanno di Jesolo il centro del mondo dell'atletica paralimpica dopo le due tappe di Tunisi e di Dubai, ed in attesa il prossimo mese di essere a Parigi e a Notville. Lorenzo Donetto incrementa con un 46,36 e quindi ancora più stabilmente al comando.
Siamo oramai all'ultimo turno di lanci nella gara del disco, F42-44-61-64, ha già lanciato Walid Ashteba con 39-05, rimane il 39-42, ha lanciato anche Gian Matteo Punzuruddu che ha 18-77 del terzo lancio, ultimo a lanciare Lorenzo Tonetto prima di chiudere definitivamente questa gara. Siamo pronti nel frattempo con la serie numero 6 dei 400 metri. We are ready for the 400 meter start. In lane 5 for Mexico, Chris Castaneda Sanchez. In lane 4 for Turkey, Akan Sira. And in lane 3 for Lithuania, Petras Krapikas. Siamo pronti per la serie numero 6. Partita questa sesta serie con Krapikas e Castaneda Sanchez, e il lituano che subito prova e riesce ad accorciare il decalage della corsia interna e prende spazio. Questi atleti sono della, anche loro, categoria T13, passaggio intorno ai 26 secondi a metà giro. 55-69 l'accredito del lituano, che oramai passando intorno ai 40 secondi al 300 si porta verso l'arrivo. E chiude il suo giro di pista in 55-90. Pochi, due decimi sopra il tempo di accredito stagionale. Completati i sei lanci da parte di Nada Alumaidani, adesso seguiranno le misurazioni dei suoi sei tentativi, mentre non ci sono altre gare attualmente in svolgimento. Mentre leggete sullo schermo i risultati finali, Lorenzo Donetto 46-36 per l'Italia, Walid Ashteba 39-42 e Gian Matteo Punzuruddu 18-77, questi risultati del disco maschile F42-44-61-64.
Risultati ufficiali del giavellotto femminile. Official result for javelin throw. 57 for Nada Aliumaidani. 9 and 52 for her. That completes his competition. $9.52 per l'atleta dell'Arabia Saudita, e quindi chiude la gara sulla pedana del giavellotto per la categoria F57. Tra poco un'altra gara di salti in lungo, un'altra gara di giavellotto, ma soprattutto la settima serie dei 400 metri. Siamo pronti per tornare in pista per la serie numero 7 dei 400 metri. Ready for another start of 400 meters. 38 and 47. In lane 5 for Romania, Tabita Vulturar. In lane 4 for Hungary, Luca Eckler. In lane 3 for Great Britain and Northern Ireland, Alison Smith. And in lane 2 for Spain, Tania Castillo Cuesta. Silence for the start moment. Partita la serie numero 7, dove in corsia 4 corre Luca Eckler, l'ungherese, capace di vincere ben 3 medaglie agli ultimi mondiali di Dubai di 2 anni fa. Attualmente leggermente attardata rispetto alle avversarie.
Dovrebbe essere Alison Smith in questo momento a guidare, ma la Eckler cerca di rimanere in scia. Siamo agli ultimi 120 metri di gara e prova a rientrare la Eckler, sorpasso oramai a 60 metri dall'arrivo. Eckler Smith per arrivare al traguardo in 1:04:63, 1:04:63 for Luca Eckler. Arriva anche Tania Castillo, questa che chiude questa serie a seguito di Tabita Vulturar. Siamo pronti per presentare ancora un'altra gara di lancio, ancora una gara di giavellotto, categoria F11-13-20 maschile. We're ready for the javelin throw for male F11-13-20. For Italy, Fausto Morlacco. For Romania, Petre Prundaru. For Great Britain and Northern Ireland, Daniel Pembroke.
For Romania, Octavian Vasil Tukaliuc. And for Italy, Christian Lella. Questi cinque ragazzi che andranno a giocarsi le loro prestazioni nella gara del giavellotto maschile. Torniamo in pista con i 400 metri. We are ready for the 400 meters in lane 7 for Kazakhstan. We'll have Bagdat Yelibayev. Lane 6 for Spain, Mohamed Rais Fraguedin. In lane 3 for Czech Republic, Audrey Bartosek. And in lane 2 for Italy, Andrea Terraneo. Ecco i quattro atleti al via della penultima serie del giro di pista. Partita anche questa serie numero 8 dei 400 piani e all'esterno la sfida tra Rais e Yelibayev. L'atleta spagnolo però si ferma dopo la curva e continua in solitaria invece l'atleta kazako Bagdat Yelibayev. Che oramai è oltre metà gara, un passaggio intorno ai 33 secondi per lui che è categoria T37. Siamo oramai al 300, ultimo rettilineo per lui con il suo staff che lo incita verso il traguardo finale. Dove va a fermare il cronometro in corsia 7 col tempo di 1:07:30. 1:07:30 for Bagdat Yelibayev, Audrey Bartosek in second position, and then is arriving Andrea Terraneo for Italy in third position now. Just finished for Mohamed Rais Fraguedin. Siamo pronti ancora per una gara di salti, salto in lungo maschile T13-46-47. We're ready for the long jump male T13-46-47.
We'll have in this competition Octavian Vasil Tukaliut for Romania, Jairo Salgueiro Monteiro for Spain, Orkan Aslanov for Azerbaijan, and Kolgonat Berkergen for Kazakhstan. È iniziata anche la gara del giavellotto, dove per adesso al comando c'è Daniel Pembroke con 57,77, l'atleta inglese, davanti a Petre Prundaru, romeno 31,88. Sta lanciando Octavian Tukaliuk. Lancio sopra i 40 metri per lui. Seguirà il nostro Cristian Lella, l'ultimo a lanciare per il primo turno di questa gara.
Siamo al terzo turno di lanci per quanto di salti per quanto riguarda la gara del lungo T13-46-47. Al comando c'è Orkan Aslanov, la 0 con 6,78 davanti allo spagnolo Jairo Salgueiro Monteiro con 6,06. Kolganat Bakbergen del Kazakistan invece ha ottenuto 2 nulli per adesso. Aggiornamenti anche dalla pedana del Giavellotto, dove attualmente guida sempre Daniel Pembroke con 57,77 davanti a Octavian Tukaliuc della Romania con 42,76. Terza piazza per Petre Prundaru, romena, con 31,88. Quarto Fausto Morlacco, 24,94. E quinto Cristian Lella con 21,23. Quando siamo al terzo turno di lanci. Aslanov già al terzo salto per lui, bandiera bianca. Ricordo a tutti che le prestazioni ottenute oggi saranno sicuramente utili a tanti atleti per poter provare ad agguantare l'entry standard, il minimo di qualificazione e quindi gli slot utili per Tokyo, per i giochi paralimpici, ma per gli atleti europei anche l'obiettivo continentale di giugno con gli europei di Bydgoszcz dall'1 al 6 giugno prossimo. Sono diventati solo 3, erano 7, 6, 3, e uno è giù, è volontario il primo, a meno che a 60 anni non corre quei ragazzini, ok, un attimo di visione prospettica sopra apposta, vabbè, 146-39. Quindi sono seconda, settima e terza. 2, 3, 7 sono le corsie.
Octavian Vasil Tukaliuc migliora la sua prestazione al giavellotto con 43-20. Siamo pronti per il quarto turno di lanci nella gara. Mentre nel lungo continua la gara, siamo oramai a 4 nulli per l'atleta kazako Bakbergen, mentre 6-06 rimane la miglior prestazione per Jairo Salgueiro Monteiro, che è pronto in pedana per il quarto salto. Salto valido, bandiera bianca. Vediamo se migliorerà il 6-0-6 precedente. 6 netti, pochi centimetri in meno. E adesso tocca ancora ad Aslanov, l'atleta dell'Azerbaigian, che guida con 6-78. Quarto salto anche per lui. Tra pochi istanti avremo anche la partenza dell'ultimo giro di pista, dell'ultimo 400, riservata alle categorie T47, 44 e 46. Seguiamo Aslanov, che è pronto alla sua rincorsa. Eccolo pronto a partire, nel frattempo deve esserci stata una buona prestazione di Christian Lella. Bandiera bianca, quindi salto valido. White flag, we are ready to know the result of Orkan Aslanov for Azerbaijan. 6-78 at his second attempt. 6-54 now, when we have to wait 2 attempts more for all the athletes. Kolganat Bakbergen ha ottenuto un 4,63 al quinto tentativo, quindi riesce a mettere una misura. Nel frattempo ha saltato Jairo Salgueiro Monteiro, anche per lui il quinto tentativo dopo i 6,06 di apertura. Un altro salto invece per Aslanov per completare il quinto turno. Siamo invece sempre al quarto turno di lanci per quanto riguarda il giavellotto.
5,79 per Salgueiro. Torniamo invece in pista e torniamo alla gara dei 400 metri, 400 meters, last start for this race. In lane 7 for Kazakhstan, Mashkat Mirzan. In lane 3 for Italy, Riccardo Bagaini. And in lane 2 for Cape Verde Island, Carlos Manuel Araujo. Questi tre atleti che partiranno per l'ultima serie dei 400 metri di oggi, categorie T47 e 46. Ultima partenza con Mirzan, Bagaini e Araujo, con l'allungo speditissimo di Riccardo Bagaini, l'azzurro che prende il largo sui diretti avversari e si avvicina al passaggio di metà gara per lui, transito intorno ai 25 secondi al 200, pochi decimi sopra e arriva a completare molto fluido in spinta questa curva con l'applauso dello Stadio Picchi che lo spinge emotivamente verso la linea del traguardo dove il cronometro aspetta di fermarsi in 52,04. Alle sue spalle Araujo e Mirzan che chiudono con il loro passaggio sulla linea del traguardo le 9 serie dei 400 metri. Last attempt for Salgueiro in long jump. White flag for him, 6.06 for his best result till now. And he closed with 5.75 in second position. We wait only for Orkan Aslanov for his sixth attempt. Ultimo salto di questa gara del lungo maschile con Aslanov che si prepara in pedana per l'ultimo salto di oggi. Ancora un salto valido, con questo salto si conclude la gara del lungo che ha visto
In terza posizione Kolganat Bakerbergen per il Kazakistan con 4,79. Seconda posizione per Jairo Salgueiro Monteiro con 6,06. La prima posizione quella di Orkan Aslanov con 6,78, chiudendo con il 6,54 finale. Si conclude quindi la gara del lungo maschile. Rimane in corso il giavellotto in attesa della partenza dei 1500 metri. Siamo nelle fasi finali di questa gara di giavellotto, dove per adesso già in tre hanno completato la propria prova, ovvero Christian Lella con 21,66, Fausto Morlacco con 29,52 e Petre Prundraru con 31,88. Appena lanciato Octavian Vasil Tukaliuc, che dovrebbe aver incrementato nettamente il suo miglior lancio rispetto al 43,84. Una gara in crescendo, ha migliorato ogni lancio, quello precedente, ma questo è stato un lancio veramente lungo rispetto a tutti gli altri fin qui effettuati dall'atleta romeno. Teniamo la lettura. ...46,27, infatti incrementa di quasi 3 metri, 2 metri e mezzo la sua miglior prestazione, ma a vincere è Daniel Pembroke della Gran Bretagna con 57,77. Si conclude quindi anche la gara del giavellotto, ci prepariamo ad assistere invece ai 1500 metri.
Partita la prima delle 5 serie dei 1500 metri. Nicolas Zani, atleta della categoria T33 con la sua carrozzina, che si avvia a percorrere 3 giri e 3 quarti dell'anello dello stadio Picchi. Tra non molto inizieranno le ultime due gare di giornata, ovvero il giavellotto femminile F11, 13, 20 e 46 e il disco maschile F41, 40, 41, 46. Queste le ultime gare di giornata, poi l'appuntamento domattina con la prima gara alle ore 9.30 con la terza sessione di questo Italian Parathletics Top Challenge. L'applauso delle tribune per il passaggio di Nicolas, che completa i primi 200 metri della sua 1005. Passaggio intorno al minuto e 10 per lui, 1.11 per la precisione. Lo seguiremo in questi altri 3 giri che lo separano dal traguardo. Nel frattempo approfittiamo per ringraziare ancora una volta il supporto di tutti coloro che stanno affiancando l'organizzazione della FISPES per questa manifestazione che rientra nel World Parathletic Grand Prix. E dopo Parigi e Tunisi si arriva qui a Jesolo, grazie ovviamente alla città di Jesolo, alla regione Veneto, ma anche al World Parathletics e al Comitato Italiano Paralimpico, al CIP, ma anche agli sponsor, ai partner della federazione, ovvero Unicredit, che è official sponsor della federazione, della FISPES, ancora PMG, Caru, Stellantis for Autonomy, Fondazione Terzo Pilastro, Inail, Superabile Inail, l'aeroporto di Venezia, il villaggio al mare Marzotto, Humantecar, San Benedetto e poi il portale jesolo.it, che segue tutti gli eventi che si svolgono in città. Siamo a 600 metri, passaggio in 2.16, poco sopra i 3.30 km per questo quasi metà gara, diciamo così. A metà curva saremo precisamente a metà gara. Gara che si chiuderà presumibilmente intorno ai 5 minuti e 20, 5 minuti e 25. Vedremo quella che sarà l'evoluzione della seconda parte di gara per Nicolas Zani. Concludevo quindi i ringraziamenti anche ricordando l'impegno importante da parte di tutti quanti, ovviamente i componenti della FISPES, sia il consiglio ovviamente che il settore tecnico, ma anche tutto il gruppo giudici gare che sta operando per rendere possibile questa manifestazione, i volontari e tutti gli enti, le forze dell'ordine che stanno affiancando questa organizzazione, che è una delle 6 tappe mondiali del circuito paralimpico. Ci apprestiamo al passaggio al chilometro, sarà intorno ai 3.37, probabilmente 3.38, per Nicolas Zani, che ha ancora poco più di un giro da percorrere. 3.40 precisamente il passaggio sulla linea dei 1000 metri. Per lui ancora un giro, con l'incitamento di tutti coloro che sono in campo e all'esterno, ovviamente gli addetti ai lavori, perché come sapete l'impianto è a porte chiuse come qualsiasi impianto sportivo in questo momento storico. Speriamo davvero che sia l'ultima volta che vivremo un Grand Prix qui in Italia così a porte chiuse. Ultimo giro quindi per Nicolas Zani, ancora poco più di 300 metri per lui. Nel frattempo, come vedete, si preparano gli atleti del giavellotto. Ultimo poco più di mezzo giro. Seguiranno ancora altre 4 serie. Prossime a partire saranno le atlete della categoria T11 e 12. Eccoli entrare, infatti li abbiamo annunciate con le loro guide, ovviamente, essendo atleti affetti da disturbi visivi.
Ed eccoci qui a 100 metri dall'arrivo. Chiedo ovviamente a coloro che sono qui all'interno dell'impianto di fare un bel applauso a Nicolas Zani, categoria T33, che va a completare i suoi 1500 metri e chiude poco sotto i 5:30, 5:28.06 il tempo finale per lui. Partita anche la serie 2 dei 1500 con Ava Elmali, Annalisa Minetti, Ana Varela Mosteiro e Sevda Kilinc Çiraköglü. La nostra azzurra Annalisa Minetti, già atleta paralimpica ai giochi paralimpici e che oramai è parte integrante del mondo FISPES, la conosciamo benissimo, insieme anche alla sua guida. Siamo al passaggio dei 300 metri, 56 secondi per questo primo 300, mancano ancora ovviamente tre giri. This is the second of five series of one 1500. Hava Elmali, Annalisa Minetti, Ana Varela Monteiro e Sevda Kilinc Çiraköglü. The four athletes with their guides that are running this competition, this race. First 500 meters around 1:35. Maybe they could close around
4 and 44. Mentre attendiamo ovviamente il completamento di questa seconda serie, passaggio al 600 per la Kilinc. Siamo pronti anche per presentare la gara di giavellotto femminile, categoria F11, 13, 20, 46. We are ready to present the javelin throw, woman F11, 13, 20, 47, 46. We will have in this competition Sara Fernandez Roldan for Spain, Rebe Valenzuela Alvarez for Mexico e Chiara Masia for Italy. Queste le tre atlete in gara nel giavellotto di questa categoria. Penultima gara di questo pomeriggio, seconda sessione della prima giornata di gare. Passaggio in 3.15 al 1000 per l'atleta turca, categoria T12, quindi stiamo parlando ovviamente di atleti ipovedenti, come vedete dalla presenza delle guide, delle mascherine che indossano le ragazze. 3.34 invece il passaggio per Annalisa Minetti in questo chilometro, ancora poco più di un giro per lei. Tempo il suono della campana che scandisce il passaggio all'ultimo giro delle atlete. Ancora 200 metri di gara prima della conclusione. Il tifo per Annalisa Minetti si sente da ogni angolo del campo e ovviamente la scortiamo in questi 250 metri finali. Tenta di accorciare il divario dalla diretta avversaria che è una ventina di metri avanti a lei. Nel frattempo ultimo rettilineo per Sevda Kilinc Çiraköglü, che probabilmente chiuderà poco sopra i 4.50, piccolo cedimento in quest'ultimo giro, 4.55 e 46 per lei. Seconda posizione per Eva El Mali, l'altra turca, e ancora Annalisa Minetti. Annalisa per la terza posizione, chiuderà l'atleta spagnola Ana Varela Mosteiro. Anche per lei un bel applauso in questi ultimi 50 metri che la portano al traguardo. È iniziata la gara di giavellotto, per adesso ha già lanciato Sara Fernandez Roldan con 17.78 e Rebe Valenzuela Alvarez con 27.24. Adesso è Chiara Masia ad aver lanciato, misurazione in corso per questo suo primo tentativo.
15:37 per Chiara in questo suo primo lancio. Ultima presentazione di concorsi per questa serata e siamo pronti con il disco maschile categoria F40-41-46. Last presentation for today for Disco Straw F40-41-46. We have in this competition Alexei Lukutin for Kazakhstan and Elliot Andre Lundstra for Aruba. Questi gli ultimi due atleti che prenderanno parte a un concorso oggi qui sulla pista dell'Armando Picchi di Jesolo. Tra non molto partenza numero 3 delle serie dei 1500 metri. Ancora un lancio valido per nel giavellotto per la Valenzuela Alvarez. Per adesso 28:20 che le vale la prima posizione nella categoria F12 davanti a Sara Fernandez Roldan con 19:47. 16:30 invece la miglior misura di Chiara Masia che adesso prova nuovamente a migliorarsi.
dopo l'ottima prestazione già ottenuta sul peso. Lancio valido e terza serie dei 1005 partita con Darwin Castro Reyes per l'Ecuador, Hassan Hussein Kakar della Turchia, Adalbert Bencomo La Garza per la Spagna, ancora Cristian Benitez Sanchez e Vincent Martinez Teodoro, tutti qui e tre atleti spagnoli, due dei quali con la propria guida. Gara su ritmi sostenutissimi da parte dell'Ecuadoregno, che passerà sotto i 50 al 300. Castro Reyes al comando. Si è creata una doppia coppia al comando. A seguire c'è Cristian Benitez Sanchez, Castro Sanchez 1.54 al primo, al 700. Passaggio al 1000 intorno ai 2.44 per 2.45 per la coppia di testa Castro Reyes e Sanchez Benitez. Ultimo giro oramai all'arrivo. 400 metri al traguardo. Seguono Hassan Kakar, Adelberto Bencomo La Garza e Vincent Martinez Teodoro. Siamo oramai a 300 metri dall'arrivo e rimangono appaiati i primi due. C'è il tentativo di sorpasso all'esterno di Cristian Benitez Sanchez, che passa al comando, prova a rispondere al cambio di passo Darwin Castro Reyes, ma sembra averne avere qualcosa in più l'atleta spagnolo, che riesce a recuperare un altro metro. Ancora aperta la gara, gli ultimi 120 metri fino all'arrivo. Spagna-Ecuador per questa volata finale. C'è il tentativo di rientro di Castro Reyes, risponde nuovamente Benitez Sanchez. E vediamo al photo finish, potrebbe avercela fatta Cristian Benitez Sanchez, ma attendiamo ovviamente il risultato finale. 4:12:50, 4:12:50, the final result of this 1000 and a half. Two series more for this race. In javelin throw, we have always Rebe Valenzuela Alvarez with 28:20,
Sara Fernandez-Roldan with 1947 and Chiara Masia with 1806 per Chiara, che ha appena lanciato. Nel frattempo c'è Sara Fernandez-Roldan che prova a migliorare il suo 19.47 con questo quinto tentativo. È sempre al comando Rebbe Valenzuela Alvarez. Nel disco invece aggiornamenti al quinto lancio, 16.04 per Alexei Lukutin alle spalle di Elliot Andre Lundstra con 23.55. Elliot Andre Lundstra has his best result 23.55, while Alexei Lukutin has 16.04 in the discus throw competition. Siamo in attesa dell'ultimo lancio che chiude la gara del giavellotto femminile, quello che ha appena effettuato Rebbe Valenzuela Alvarez. Per adesso 28.20 per lei, 25.91 per chiudere. Lei rimane in testa davanti a Chiara Masia con 18.06 e Sara Fernandez Roldan con 19.47. With this, those are the official results of the javelin throw for F11-13-2046. With Rebbe Valenzuela Alvarez 28.20, Sara Fernandez Roldan with 19.47, and Chiara Masia 18.06.
Risultati finali anche per il disco, con Elliot Andre Lundstra 23:55 and Alex Yei Lukutin Kazakistan 16:74 nella gara del disco maschile. Rimangono quindi solo le due serie dei 1500 metri che vanno a chiudere il programma tecnico di oggi. Partita anche la serie numero 4 con Rais Fakhreddin Mohammed per la Spagna, Felix Krusman per la Germania e ancora Makhshat Mirzan per il Kazakistan e Ndiagan Dieng per l'Italia. Questi quattro atleti al via della penultima serie dei 1500 metri con l'atleta tedesco Krusman subito al comando. Categorie T37, 38, 46 e 20 in questa gara. 50 secondi il passaggio al primo 300. Poco sotto i 2,50 km di media per questo avvio. Vedremo quale sarà poi ovviamente il ritmo che terranno questi quattro atleti. Per ancora Krusman al comando, 1,07, il passaggio al primo giro. One and 25 for Felix Krusman. After 500 meters, Ndiagan Dieng is coming back to him. Other two laps to finish this 1,500 meters. Passaggio poco sotto i 2 minuti al 700 per la coppia di testa Italia-Germania. Vediamo il passaggio all'800 in 2,17, quindi hanno rallentato di un paio di secondi questo secondo giro. Tra non molto vedremo il passaggio al chilometro a 2/3 di gara. E poi inizierà praticamente l'ultimo giro. Eccoli all'uscita della curva per andare a vedere il riscontro dei 1000 metri. 2,54 e 28. E in questo momento Ndiagan Dieng prova ad affiancare il suo compagno di gara sino a questo momento e prova a prendere il largo quando mancano 400 metri. Suona la campana. Obiettivo avvicinare quanto più possibile i 4,20. Obiettivo non impossibile, soprattutto perché l'atleta è ancora in spinta. Rimane invariato quindi l'ordine con Ndiagan Dieng, Felix Krusman,
E ancora Makhshat Meirzan e Mohamed Rais Fakhruddin. Ultimi 200 metri per completare questa terza serie. Facciamo un bel applauso a chi arriva. Please clap your hand for finish of this race. Diegan Diang. Arriva al traguardo poco sopra i 4:20 per concludere la sua gara. 4:23:86 per Diegan Diang. Felix Kruseman arriva alle sue spalle, ancora il kazako Makhshat Meirzan e infine Mohamed Rais Fakhruddin che chiude in quarta posizione in attesa dell'ultima serie di questa disciplina, ovvero l'ultima gara di questa giornata. Risultati ufficiali della serie appena conclusa dei 1500, Diegan Diang 4:23:84, Felix Kruseman 4:29:91, Makhshat Meirzan 4:38:29, Mohamed Rais Fakhruddin 4:47:12. Official results, Diegan Diang 4:23:84, Felix Kruseman 4:24:91. Makhshat Meirzan 4:38:29 and Mohamed Rais Fakhruddin 4:47:12.
Ultima partenza e ultima gara di giornata con questo 1500 femminile, categorie T13, T20. Last start of today with 1500 meters.